Chi sono i Bundabash? Chi sono i Bunda? Bundabash. E che cazzo è il canale? È un gruppo musicale molto bello. Ma fanno parte del nostro, della nostra Puglia, fanno parte ed è molto importante. Quindi è una bella scelta, una bella scelta. Una bella scelta. È un gruppo di cantanti, sì, che hanno fatto canzoni famose, tra cui Mambo Salentino di quest'estate, poi Per un milione. Lunedì 26 agosto sono a Rocchetta Sant'Antonio in Puglia per il concerto dei Bundabash. Tu conosci anche gli altri singoli dei Bundabash? No, assolutamente. Quindi stasera sarai qua a Rocchetta Sant'Antonio per sentire il concerto? Sono di qua, quindi diciamo che sono uscita come tutte le sere, quindi sono, le ascolto. Quindi giochi per in casa? Sì. È un gruppo musicale molto famoso. Sono molto bravi. A me non mi piace, non piace il rumore che si fa, quello è il rumore. Perché sei qua? Per ascoltarli. Okay. Quali sono le canzoni più famose che hanno fatto i Bundabash? Per un milione. Sono dei ragazzi molto divertenti, sicuramente intrattengono un sacco di giovani e questo ci può fare solo che piacere. I Bundabash chi sono? È un complesso. Che musica hanno fatto quest'estate? È una musica rock, se non mi sbaglio. Io non è che soltanto, non vado tanto appresso a loro, però so che è una musica rock. Se sbaglio mi correggete. Non ho critiche, perché quelle canzoni che conosco sono abbastanza carine, due canzoni, quindi... Allora, sono... è un gruppo musicale che mi piace tantissimo e che quest'anno va, è andato molto, tormentone estivo. Bundabash perché? Perché noi siamo di Candela, siamo vicino a Rocchetta e quindi è una festa bella. È stato 2019 con un singolo andato in tutte le radio. Che si può dire? Diciamo che non fa parte della nostra generazione, però cerchiamo di restare anche noi giovani. È un gruppo musicale italiano. Perfetto. Scoperti a Sanremo con Loredana Bertè. Bene. E adesso... poi con Alessandra Amoroso. Lei come fa a sapere tutte queste cose? Vabbè, insomma. Perché sei informata? No, ma si sente, cioè, per radio si fanno. E fanno... perché piace questo genere di musica? Perché mi viene dal cuore, è molto bello. E perché sono pugliesi? Molto, sì, anche. Sono salentini proprio, provengono da Brindisi. È un gruppo comunque che conoscete le varie canzoni, insomma è abbastanza conosciuto. È conosciutissimo, soprattutto per l'ultima canzone che ha fatto con Alessandra Amoroso, quindi... Beh, pure a sentirlo fa piacere a sentirlo, perché sono tutte canzoni nuove, canzoni belle. L'importante è per chi ritorna nel suo paese di ascoltare la musica italiana, sempre, ripassare sempre la bella serata. Bravo, della festa. Con tutti gli parenti, amici, tutti qui presenti. Quella, ce n'è una più famosa, il titolo com'è? Mambo Salentino, Per un milione, Il sole d'Oriente... Questa sera non ti dico no. Quindi le conosci quasi tutte? Cioè, sono tante, sì. Sono un gruppo che almeno per quanto mi riguarda ho conosciuto dal momento che è uscita la canzone Portami con te. Okay. Conosci solo quella o anche no, le altre? No, conosco anche le altre, quella di Sanremo e poi l'ultima di Mambo Salentino. Come inganni il tempo con per i Bundabash? Guarda, sono un tifoso sfegatato dell'Inter, quindi... Quindi prima del concerto guardi la partita? Guardo la partita, sì. Per il prossimo anno chi vorresti sentire sul palco di Rocchetta Sant'Antonio? Shade, se può venire Shade, oggi Axo. Non li conosco perché io sono vascorossiana, quindi... Ecco. Quindi sei nel posto sbagliato. Sbagliato, bravo. Bundabash. Sì, un grande gruppo giovanile, è una bella scelta per questo paese. Ecco, ma quali canzoni hanno fatto? Ci sono dei titoli famosi? Sì, Per un milione, che chi vuole aiuto? quella nuova, Mambo Salentino, Questa sera non ti dico no. Sono rumore, tutte queste cose elettroniche, non mi piacciono proprio, capito?